Buonasera, strucchiamoci insieme nel mentre chiacchieriamo un po'. Oggi sono in vena di chiacchierare. Comunque, questo è il trucco dopo quante ore? Mi sono truccata alle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ore. Tutto sommato molto bene, tranne qua. Vedete che il fondotinta è andato un po' in questa ruga. Però ho parlato tanto, ho riso tanto. E meno male, mi finisce quasi sempre un po' di fondotinta lì. Mettiamo questo perché ho appena lavato i capelli e odio quando mi strucco. E i capelli si sporcano subito, raga, odio. Andiamo a togliere le ciglia finte. Oggi sono stata a un evento, oh, di un profumo. Domani sicuramente farò un video in cui lo proviamo per bene. Olio struccante, anzi, voglio provare uno nuovo. Voglio provare questo balm. In questi giorni sto provando diversi prodottini nuovi, giusto per cambiare un po'. Allora, la cosa bella di quando metti le ciglia finte, che non mi piacevano tanto quelle di oggi, erano un po', oddio, plasticose viste dall'alto. È che non c'è il mascara da dover togliere, quintali, quintali di mascara. Che gioia mettere le ciglia finte solo per quello. Comunque, questo è un balm. Appunto, vi dicevo che io preferisco i balm di per sé perché non colano. C'è anche la sua TDP. Che carino, tipo azzurrino. Assaggiarlo, struccherà. L'odore fa di natura. Sì, ho asciutto tutto per bene. Andiamo anche sugli occhi. Mona, che è appunto la founder di Kajali, è troppo dolce. In realtà anche Uda, cioè entrambe le sorelle, perché perché non sapesse sono sorelline, sono troppo carine. L'avevo conosciuta a Parigi in realtà l'anno scorso o 2 anni fa, non mi ricordo, di una memoria. E avevo già capito che comunque sono delle persone fantastiche, ma rivederle è sempre bello. Vado a sciacquare ovviamente. Ok, e poi vado a usare anche questa mousse sempre, perché sto finendo tutte quelle che sto usando ultimamente. Oddio, che bella consistenza, super morbida. Questa brucia gli occhi se si aprono, quindi voglio tenerli chiusi. Ok, pulita. Oggi ho fatto un trattamento viso, infatti non si è notato, ma la pelle è super rimpolpata, liftata, pazzesco, con le microcorrenti, vitamina C, retinolo, proprio un trattamento wow. Quindi ora vado con un po' di tonico e lo porto anche qui sul collo e sul petto. Poi sto provando questa essenza alla centella asiatica, pantenolo, che dovrebbe andare a calmare la pelle. La centella è perfetta comunque perché la pelle è un po', come dire, irritata, con imperfezioni, eccetera. Sto appunto testando un po' la skincare coreana in generale perché so che vi interessa molto e ho tantissimi prodotti su cosini nuovi da provare. Contorno occhi, uno dei miei prodotti preferiti, perché come vedete le mie occhiaie di genetica purtroppo non se ne andranno mai.
fatemi sapere la vostra skincare quanti step ha. Io diciamo che ascolto molto la mia pelle. A volte metto soltanto contorno occhi e crema, altre volte invece sento proprio che necessitano e quindi applico molti più prodotti. Di per sé comunque dipende anche dalla mia voglia. E poi applico sempre questa crema perché appunto oggi avendo già fatto ultrasuoni e retinolo eccetera, meglio mettere una crema un po' lenitiva per non esagerare. Sempre sulle mani l'eccesso. Lip balm e il siero sopracciglia che mi ero dimenticato le scorse volte perché qui davanti mi mancano proprio dei peletti, quindi questo è di Benefit, mi piace molto. Super super glowy e ripolpata. Poi sto usando questo deodorante, cioè in realtà non è un deodorante, è un antitraspirante altamente efficace, roll-on, comodissimo, si applica la sera e praticamente ti permette di non sudare diciamo eccessivamente, controlla la sudorazione e i cattivi odori, appunto si mette la sera e la mattina dopo si sciacqua ed è utile se come me appunto magari soprattutto in certe situazioni vi agitate un po' e sudate, come dire, comodo, così appunto non avete paura di puzzare, come dire, e il mio fidanzato me l'ha fatto scoprire, utile se non l'avete mai provato e avete appunto bisogno, provatelo. Niente, questo è tutto, vai.